Benedizioni a voi. Sono il pastore Antonio Russo della Parola della Grazia di Napoli e con grande gioia voglio presentarvi il nostro programma televisivo Quando il cielo invade la terra. Tra pochi istanti ci collegheremo a uno dei nostri servizi di culto dove è stata predicata la parola, come ci insegna la stessa parola di Dio, che la fede viene dall'udire e l'udire viene per mezzo della parola di Dio. La mia esortazione, il mio incoraggiamento è che tu puoi ascoltare questo messaggio e ricevere questa parola che ha la potenza di trasformare e cambiare la tua vita. Quindi io voglio benedirti nell'ascolto e nella visione di questo programma. Benedizioni a te. Ho visto il tuo volto uguale a te, mi hai creato per abitare con te nel tuo luogo segreto. Figlio mi hai chiamato e sono libero per fede e amore. Amando tu libertà, conoscendo tu libertà, libertà quando io sono uno con te. Amando tu libertà, conoscendo tu libertà, libertà quando io sono uno con te. Allora era stato diagnosticato la sterilità, allora era stato detto che non potevano avere figli, ma un giorno un Dio onnipotente attraverso la nostra pastora gli ha dato una parola che un uomo sarebbe stato toccato nelle parti intime, avrebbe ricevuto un fuoco nelle parti intime. Da quel giorno è andato a fare una visita e lui non aveva gli spermatozoi come le persone qualunque, lui aveva il doppio degli spermatozoi, ok? Ma non finisce qui, non si ferma qua. Ora loro hanno qualcosa di potente da condividere alla Chiesa, da testimoniare alla Chiesa. Questa testimonianza io l'ho decretata, se ben vi ricordate, che la prossima testimonianza era la gravidanza di mia moglie. Ed è successo. Mia moglie è incinta. Dove i medici si sono dati dei limiti, Dio non ha limiti. Dove i medici hanno detto che lei, gli avevano diagnosticato un mioma all'utero, dove era, diciamo, difficile che poteva avere dei figli, questo mioma è sparito, Dio l'ha guarita. Dove a me, come ha detto il fratello Luca, pastore, cioè a me il medico disse che io ero quasi sterile, dovevo congelare il seme, che avevo poche probabilità, cioè, ti magari già congelato. Venga anche un pozzetto a casa. Dissi io non accettai nulla di quello che disse il medico. E decretai che addirittura noi a dicembre dovevamo fare una specie di inseminazione. Io dissi no. Perché poi, diciamo, per fare queste cose ci vogliono un sacco di soldi, credetemi. Io dissi, mannaggia, ma come mangia a cattare mio figlio? Cioè, è impossibile. Cioè, alla fine di quest'anno mia moglie uscirà incinta. Io lo dissi. Afferrai la parola che la pastora Pina disse. E io l'ho presa proprio, l'ho fatta parte mia. E io ho decretato sul grembo di mia moglie ha decretato sulla mia vita. Ed è successo. Domenica sera abbiamo saputo che lei era incinta di 3 settimane, adesso sta nella quarta. Abbiamo fatto anche la nostra circoscrizione, vanno loro. Cosa può fare Dio? Dio può fare tutto, e non solo questo.
Antonella, tu che cosa ci dici? Io dico solo grazie a Dio. Alleluia! Grazie Gesù. I giovani scelti vacillano e cadono. I giovani si dicono che hanno la forza. Poi ci sono quelli scelti, quelli che sono preparati per le Olimpiadi, per i mondiali, ma vacillano e cadono. Ma quelli che sperano, e la parola greca è aspettano l'Eterno, acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen. Se tu sei uno di quei giovani, dillo alla persona accanto a te: le mie aspettative sono sull'Eterno. Amen. Alleluia. Sapete, è successo una cosa, perché con la venuta della profeta che abbiamo avuto in questi giorni, sapete, si sono fatti degli atti profetici sia nella nostra città Napoli, sia anche nelle altre città. Dove è stata? È stata a Catania, dopo Napoli, poi è stata a Roma. E nel mondo spirituale solo chi ha gli occhi aperti, chi purtroppo non c'ha i sensi dello spirito aperti, non riesce a vederlo né a sentirlo. Ma si è scatenata una guerra spirituale. Amen. Ripeto, soltanto quelli che hanno la sensibilità di riuscire a discernere questo riescono a capire quello che è successo nel mondo spirituale. Ma come ho detto prima, quello che abbiamo ricevuto non lo dobbiamo perdere. Abbiamo lavorato, abbiamo faticato, ci siamo impegnati a fare determinate cose. All'improvviso mi cambia la voce. Ci siamo anche finanziariamente, abbiamo investito delle risorse economiche, abbiamo fatto sacrifici. Amen. Sapete, ma questi sacrifici non ci spaventano, perché noi sappiamo che attraverso di questo c'è stata una rottura nel mondo spirituale, e questo sta permettendo che il cielo e la terra possano essere uniti. Amen. Infatti il primo segno che noi abbiamo decretato, perché sapete che i napoletani sono superstiziosi, o no? O cornicel, la, come si, la ciamba di cavallo e il sangue di San Gennaro. Io non sapevo che tre volte l'anno si faceva questo rito religioso, ma in realtà, oltre che essere religioso, è un rito diabolico. E quindi cosa veniva decretato attraverso questo rito? Veniva fatto, dicevo, tre volte all'anno viene fatto, è stato fatto anche il 16 dicembre, quindi qualche giorno dopo il tabernacolo. E se questo sangue non si scioglie, cosa hanno decretato? Che ci sarebbe stato delle catastrofi, distruzione, male. E questo è successo. Noi abbiamo pregato per questo. Amen. Che non si sciogliesse. Ma non perché vogliamo che succedano catastrofi, assolutamente, ma perché è un inganno diabolico. Perché in realtà, cari miei, non ha niente di religioso, anche se lo fa il cardinale, tra virgolette, ma è tutto misticismo, è tutta stregoneria. Con l'Evangelo non ha niente a che fare. Voi immaginate che San Gennaro in realtà non è esistito nemmeno come persona, è stato qualcosa che si è creato l'uomo sostituendolo, ne parliamo di molti secoli fa, di alcuni secoli fa, sostituendolo a un altro patron di Napoli che era Virgilio, viene chiamato il poeta Virgilio.
che in realtà non è il poeta Virgilio, ma lui è uno stregone. Quindi viene sostituito a lui, perché poi, divenendo, diciamo, di origine cristiana la città, devono cambiare questo personaggio, ma in realtà viene sempre dall'inferno. Allora, questa superstizione che viene dall'inferno, noi abbiamo decretato che deve cessare nella città di Napoli, perché i napoletani devono cercare veramente Dio. E Dio lo trovi, c'è solo un indirizzo che ti porta a Dio, si chiama Gesù Cristo, che è il figlio di Dio. Amen. Quindi questo è successo in questi giorni. Ora noi come chiesa, dillo, io come chiesa, perché io faccio parte della chiesa di Gesù, io devo andare a dire ai napoletani che io sono napoletano, quindi devo condividerlo con loro, che questa superstizione non ha niente a che fare con il cristianesimo, che non ha niente a che fare con Gesù. Gesù è un'altra storia e le persone hanno bisogno di conoscere la verità, perché Gesù ha detto un giorno che quello che rende liberi le persone è la verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La storia dice che sono successe delle catastrofi dopo che il sangue non si è sciolto, ma sapete cos'è quello? Non è altro la fede delle persone, perché si entra nella paura e si incomincia a credere quello che è falso, quello che non viene dal cielo ma viene direttamente dall'inferno. E quindi nell'80, per dire, c'è stato poi il terremoto nell'Irpinia, e sappiamo quello che è successo qui a Napoli, almeno io ero adolescente, ma mi ricordo bene quello che è successo. Però questo, sapete cos'è stata? La conseguenza di persone che naturalmente ci hanno messo fede. Se tu ci credi, tu lo ricevi. Se tu credi che ti succederà un disastro, tu riceverai un disastro. Perché l'essere umano è un essere spirituale, creato ad immagine e somiglianza di Dio, e quello che tu credi, quello tu ricevi. Allora noi dobbiamo andare ad avvertire le persone di Napoli di non credere in questa menzogna, di non credere in questo inganno, che l'unico sangue che ha la potenza di lavare l'essere umano è il sangue di Gesù. L'unico sangue che ha la potenza di purificare e perdonare i peccati è il sangue dell'agnello di Dio. Ma non lo sanno i napoletani, i nostri compaesani. Noi dobbiamo andarglielo a dire. Quindi abbiamo una responsabilità. Stiamo pregando, stiamo intercedendo, abbiamo intensificato la nostra intercessione. Tutte le mattine, dalle 5 del mattino alle 7 del mattino, in questo luogo c'è preghiera di intercessione. Dite amen. E dillo, io prego che tu dalle 5 alle 7 non dormirai. Amen. Alle 4 e mezza ti sveglierai e alle 7 e mezza, per chi deve andare a lavorare, se ne andrà a lavorare, ma chi va a mezz'ora più tardi, allora ti dormirai quella mezz'ora. Perché? Perché c'è un'urgenza. L'urgenza di stare sulla breccia, l'urgenza di intercedere. Cari miei, non prendiamo alla leggera la nostra preghiera. È un'arma potente che Dio ci ha dato, che ha la potenza di cambiare situazioni e condizioni. Quindi tutte le mattine, 7 giorni su 7, Natale, Pasqua, Epifania pure, eppure per dire Capodanno, va bene, sempre ci si incontra la mattina per fare dei decreti, intercessione, lodi, adorazione, perché c'è un obiettivo ben preciso davanti. Io so che tanti si preoccupano dicendo: ma io devo andare a lavorare. Amen. E devi andare a lavorare,
perché la Bibbia dice che chi non vuole lavorare nemmeno deve mangiare. Amen. Ma io voglio dirti una cosa: non dare la priorità al lavoro, dai la priorità a Dio. Ci sono persone qui che lavorate tante ore al giorno, 10 ore, 12 ore, e non spendete nemmeno un'ora nello stare nella presenza di Dio. Questo per un cristiano è vergogna, cioè ti voglio dire, vergognati. Devi vergognarti, perché il tuo Dio non è l'Iddio onnipotente, il Signore nostro, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma è il tuo lavoro. E tu gli stai rendendo un culto, perché la cosa dove spendi più tempo, a quella cosa stai rendendo un culto. Potrebbe essere il tuo lavoro, come potrebbe essere la tua famiglia, come potrebbero essere le tue attività, le cose. Tu spendi tanto tempo nelle altre cose e trascuri la cosa più importante. Trascuri la presenza di Dio. Facci caso, per lavorare sei costretto a farlo, ma per pregare rimandi sempre. Ci sarà un'altra occasione, lo farò in un altro giorno, appena che avrò mezz'ora di tempo pregherò. Fornisce un'ade, cosa succede? Puntualmente non preghi mai, mai fatto le altre cose. Allora devi decidere chi è il tuo Dio. Io lo so che con questo, intanto primis la leadership sta andando in crisi. Amen. E poi tutti quelli che seguono nella Chiesa stanno in crisi. Però questo mi fa pensare una cosa: ma fine mo che ha fatto? Ma avete pregato? O siete diventati così professionisti sulle cose che quando andate a predicare l'Evangelo, responsabili, intendo proprio dei primari, poi secondari, futuri, mentori e chiunque altro, cosa gli condividete alle persone? Dove attingete il vostro bagaglio di esperienza? State attingendo dalla presenza di Dio? O avete delle case di pace che sono praticamente morte? Dove non c'è la vita di Dio. Ma Dio vuole che tu lì trasmetti la vita di Dio, perché il primo ad essere vivo sei tu. Dici: ma io devo fare sacrifici? Hai voglia, hai voglia che devi fare sacrifici. Io so che svegliarsi alle 5 del mattino è un sacrificio, ma Dio apprezza i sacrifici. Dio vuole i sacrifici. Dillo alla persona accanto a te: Dio apprezza e vuole il tuo sacrificio. E il tuo sacrificio non ti può salvare, il sangue di Gesù ti ha salvato. Amen. Ma in Romani capitolo 12 il verso 1 è scritto di offrire i nostri corpi in sacrificio vivente, che è santo e accettevole davanti a Dio. State silenziosi stasera, perché Dio vi vuole mettere in discussione. Noi quando guardiamo certe realtà, voi vedete, io sono stato di persona, di presenza, anche qualcun altro è venuto con me, per dire la chiesa di Palermo dell'apostolo Lirio, la chiesa dell'apostolo Maldonado e la profeta Anna. Vediamo delle grandi strutture, vediamo migliaia di persone, ma lì c'è il sangue, cari miei. Lì, come si suol dire, è stato buttato il sangue del sacrificio. Cari miei, se noi vogliamo vedere una condizione nella nostra vita, nella nostra città, nella nostra famiglia cambiare, Dio ti sta chiedendo sacrificio. Dio ti sta chiedendo di pagare il prezzo. Dio ti sta chiedendo sacrificio. Dalle 5 alle 7 lo so che c'è un sacrificio. Eppure chi abita più lontano, c'è un sacrificio. Però quando abbiamo ascoltato, e ci sono testimoni che avete ascoltato insieme con me, l'anziana Claudia e la sua assistente,
e abbiamo ascoltato Sonia, che quando gli sono state fatte delle domande riguardanti a questo, cioè, ma voi pregate e lavorate? Sì, noi preghiamo e lavoriamo. Ah, e Sonia ci ha detto: io abito a 2 ore di distanza dalla chiesa, e quando per andare in chiesa per le 4 che mi trovo, che poi allora hanno detto noi iniziate alle 5 perché noi iniziamo molto prima. Io faccio 2 ore e a volte nemmeno vado a casa, dormo in macchina. Cioè, a me mi scende il cuore in de casette. Due ore di viaggio, perché pregano 5 ore, loro sono arrivati al livello di pregare 5 ore al giorno. Ci siete? Signore, benedicimi, benedicimi. E il prezzo che ci sta? Ah, ma fate pure la casa di pace, facciamo pure la casa di pace. Siamo responsabili di casa di pace. Ah, pure che responsabili. Quindi pregate, lavorate, siete responsabili di casa di pace, certo, facciamo insegnamenti, prepariamo i nuovi. E come facite? I giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Ci sei? Si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano. Cioè, tu fai, come fai a correre non stancare? Io vi vedo qui quando devo fare mezz'ora di lode, mamma mia, tutto surato, ossigeno. Fate ginnastica, a me, muovetevi. Ci hanno insegnato pure che abbiamo mangiato più poca e soprattutto di sera. Infatti dovremmo cambiare la nostra dieta, cari. Noi mangiamo il miglior cibo del mondo, secondo me, ma pure secondo tanti, è italiano, però lo mangiamo male. La sera prima di andare a letto ci facciamo una pancia così. Amen. Poi ti suoni i farfariel, ti suoni gli extraterrestri. Poi mi viene a raccontare i tuoi sogni. Chi lo sono stato i pomarola da ieri sera? Vi è successo che poi non riuscite a dormire all'una di notte, all'una e mezza? Stanno i pomarola ancora. La pastiera ancora che sta navigando. E poi la mattina dici: come faccio ad alzarmi alle 5? È normale. Cari miei, dovremmo cambiare la nostra dieta. Abbondante colazione la mattina, a pranzo una cosa veloce, per le 5-6 di sera fai cena e poi tutte le attività che ci sono, per poi andare a dormire leggeri. Cambi pure più a lungo, vivi pure più a lungo, perché quando vai a letto e la sera hai mangiato tanto, si affatica il cuore, si affatica il fegato, si affaticano tutti gli organi principali. E poi abbiamo detto che ci facciamo pure i suoni strani. Allora dobbiamo aprire i nostri occhi. Oggi, come ci insegna la parola, noi siamo l'esercito di Dio. Se io sono stato arruolato nell'esercito di Dio, io devo cambiare il mio modo di pensare, mi devo accordare con il modo di pensare di Dio. Questo porterà una rivoluzione radicale nella mia vita, sconvolgerà radicalmente la mia vita. Sapete uno dei problemi dei napoletani qual è? È la superficialità. Io sono di Napoli, anche se non mi sembro. A volte quando vado dici: ma tu mi parli tedesco? Noi sono napoletano, non sono tedesco. Io sono nato a Napoli, sono napoletano, i miei genitori sono di Napoli. Ma quindi, per dirvi, io amo il popolo napoletano, il mio popolo. Sto qui predicando l'Evangelo, però i napoletani hanno un difetto, è quella della superficialità.
Adesso dobbiamo prendere le cose ancora molto più sul serio di come abbiamo fatto adesso. Se vuoi una svolta nella tua vita, non criticare, non ti lamentare, perché la critica e il lamento non porteranno benefici alla tua vita. Vuoi vedere cambiamenti? Vuoi vedere il frutto del tuo sacrificio? Alzati le mani che incomincia a lavorare con molta serietà. Amen. Amen. Pastore, la sorella è stata guarita da un problema che aveva all'utero. I medici 6 mesi fa gli hanno diagnosticato un sospetto di tumore all'utero. Ha fatto vari esami e invece era solo un ematoma che purtroppo gli portava delle irregolarità nella sua vita e nelle sue cose. Cosa è successo poi al tabernacolo sabato? Allora, sabato quando stavo di servizio al tabernacolo, la profeta Anna ha detto che chi ha le sue infermità mette la mano sul posto. E io, dicendo la verità, pastore, ho messo la mano, però avevo il cestino delle offerte davanti. E comunque, quando sono pregato, io mi sono sentita proprio un fuoco dentro. E mercoledì sono andata dalla ginecologa, la ginecologa ha controllato, ha detto non c'è niente, è tutto regolarizzato. E volevo ringraziare Gesù per questo miracolo che ha fatto nella mia vita. Alleluia, grazie Gesù. Con grande interesse. Adesso tocca a te fare una decisione. E la decisione è quella di ricevere Gesù come Signore della tua vita. Ci hanno sempre detto che figli di Dio si nasce, ma la Bibbia ci insegna che figli di Dio si diventa. Si diventa nel momento in cui tu ricevi Gesù nel tuo cuore. Non è una cosa difficile né complicata. L'Apostolo Paolo diceva che bisogna credere con il cuore e confessare con la bocca per essere salvati. Quindi io voglio invitarti a ripetere questa preghiera insieme con me e permettere a Cristo di entrare nella tua vita. Quindi ripeti: Padre, nel nome di Gesù ti ringrazio che hai mandato tuo figlio a morire sulla croce per i miei peccati. Io credo con tutto il mio cuore che Lui ha la potenza di lavarmi e purificarmi da ogni peccato. Perciò io confesso i miei peccati e ti chiedo, Padre, di perdonarmi. E in questo momento ricevo Gesù come Signore della mia vita e sono salvato. Nel nome di Gesù, amen. Se hai fatto questa preghiera, il miracolo più grande che può succedere nella vita di un essere umano adesso è successo nella tua vita. Procurati una Bibbia, un Vangelo, se non ce l'hai, basta che scrivi a noi, te lo inviamo. Attraverso la parola di Dio, Gesù, Dio, direttamente sta parlando con te, quindi puoi ascoltare quello che Lui ha da dirti. Attraverso la preghiera che tu rivolgi a Padre da questo momento in poi, nel nome di Gesù, hai la certezza che Lui ti ascolta. Ed inserisciti in una comunità dove ci sono persone che amano Dio e dove viene predicata la verità. Perché Gesù un giorno ha detto che la verità rende l'uomo libero. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi ricevi queste cose nel tuo cuore e agisci su quello che hai fatto in questo momento. Voglio rilasciare la benedizione di Dio sulla tua vita. A risentirci il più presto. Estoy uniendo un ejército, se está levantando una generación.
dándolas a lo sobrenatural, sobrenatural.